Ben ritrovati ai nostri appuntamenti di BG for SDGs. Sono momenti in cui tentiamo di approfondire le tematiche legate agli obiettivi dell'ONU, che, come sapete, le Nazioni Unite, si sono date per tutti noi da qui al 2030. Il tempo passa, gli obiettivi sono di vitale importanza, sono molto importanti. Ogni volta con un ospite tentiamo di approfondire uno specifico obiettivo. In realtà oggi abbiamo un ospite talmente speciale che potrebbe permetterci di affrontare tantissimi obiettivi. Intanto la introduco, è Chiara Montanari, ingegnere, esploratrice della vita, come si definisce, in realtà anche esploratrice, mi permetto di dire, perché è stata ben 15 anni, per 15 anni ha gestito delle missioni al Polo Sud, anzi è stata proprio la leader di diverse missioni nella famosa base Concordia, ma anche l'ultima, se ricordo bene, nel 2016 nella base belga Princess Elisabeth. Quindi benvenuta Chiara. Grazie, ciao. Allora, Chiara, con te potremmo parlare sul serio di sostenibilità, di ambiente, di parità di genere. Gli obiettivi che raccogli, diciamo, e che rappresenti con il tuo lavoro sono tantissimi. Mi viene in mente anche un obiettivo forse non sempre ricordato, il 17esimo, quello legato alle partnership per gli obiettivi, perché effettivamente il tuo lavoro è stato anche creare delle partnership, una leadership e far dialogare tantissime persone che hanno estrazioni diverse, insomma, un lavoro difficilissimo e complicatissimo. Ci vuoi aiutare a comprendere anche questo obiettivo? Partendo anche dalla tua esperienza, l'esperienza al Polo Sud. Sì, la mia esperienza è stata molto, appunto, come dicevi tu, molto sul campo, nel senso che io sono arrivata in Antartide perché avevo fatto un progetto di tesi su un impianto legato alla sostenibilità, perché era un impianto che doveva risparmiare energia e simulava le condizioni di una base in Antartide. Poi è stato selezionato e mi sono ritrovata in Antartide. A quel punto poi ho cominciato a lavorare per le organizzazioni e la sfida che più grande in realtà non era in quel momento la sostenibilità, ma era cioè, chiaramente l'obiettivo finale era anche quello legato alla sostenibilità, come alla ricerca climatica, quindi i due temi sono molto collegati tra di loro. Ma il tema è il mio da ingegnere era come farlo, no? Quindi, come hai detto tu, trovare quelle partnership, quelle collaborazioni tra gruppi molto diversi per raggiungere un obiettivo comune. In Antartide siamo per esempio nella base Concordia, che è la base più estrema dove sono stata, è una base che si trova a 4.000 metri di altitudine, le temperature variano tra meno 50 e meno 80, meno 50 in estate e meno 80 in inverno, e ci sono un'ottantina di persone. La base stessa si fonda su una collaborazione perché è una base gestita in partnership dall'Italia e dalla Francia, quindi già come nascita, no? Già nel DNA questa base è fatta di collaborazione, ma soprattutto poi per sopravvivere e per portare a casa i risultati scientifici è necessario far dialogare tutte queste anime che sono le più svariate, insomma, ci sono i tecnici per tenere funzionale la base e sono di vario tipo e poi ci sono tutti i ricercatori che appartengono a discipline diverse. La nazionalità diversa in qualche modo è il minimo in questo caso perché la diversità sta ancora più in profondità quando le persone, magari anche se hanno nazionalità diverse, ma appartengono alla stessa disciplina nella comunità scientifica, hanno magari un mindset comune. Quando devi far dialogare diverse discipline, i mindset possono essere completamente diversi. Quindi, ecco, costruire le partnership è una grande sfida, sicuramente, e sempre di più lo è nel mondo di oggi perché non si può andare avanti come isole, no? Si va avanti insieme nella collaborazione, l'innovazione è fatta di collaborazione. Questo è un elemento chiave perché effettivamente in un ambiente estremo come quello del polo, forse è più evidente che ognuno di noi dipende dagli altri, dipende dalla squadra, dipende dal team, no? È impossibile riuscire a emergere da un'esperienza del genere, dal punto di vista individuale, immagino. Bisogna aiutarsi in tutto e per tutto. Però effettivamente questa è la grande lezione che stiamo vivendo, come giustamente indicavi tu, sia sul tema dell'innovazione, ma anche sul tema del finanziamento all'innovazione.
Per esempio, mi viene in mente che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la prima volta sottolinea che dobbiamo raggiungere degli obiettivi unendo un po' quella che è l'anima pubblica con l'anima privata. In qualche maniera la lezione che tu hai estrapolato dalle tue esperienze sta diventando sempre più centrale. Sì, io sono un po' di anni, prima della pandemia andavo in giro nelle organizzazioni, appunto parlando di Antarctic Mindset, perché quando ti trovi in un ambiente estremo, come il cambiamento estremo, oppure un cambiamento di grande impatto, come quello che stiamo vivendo adesso, devi un po' riorganizzare il tuo mindset, la tua relazione abituale con il mondo. E questo, secondo me, è una grande ricchezza. Cioè, in realtà, chiaramente l'imprevisto, il cambiamento estremo ci spaventa o ci crea difficoltà. È normale, siamo esseri umani. Ma nello stesso tempo, quando poi si attraversa, ci possiamo rendere conto che invece ci ha portato una grande ricchezza. E torniamo un po' al tema di prima, è la stessa cosa che genera l'altro che è diverso da noi, se noi lo rifiutiamo e lo teniamo lontano, esattamente lo stesso tipo di reazione la possiamo avere con il cambiamento, la teniamo lontana, no, resistiamo, non vogliamo cambiare. In realtà, se invece lo accogliamo il cambiamento o accogliamo l'altro, quello che riusciamo a comprendere è che questo ci porta una grande ricchezza, perché l'altro, essendo diverso da noi, ci porta una novità, ci porta una trasformazione e ci porta una ricchezza, non ci toglie niente, ci porta ricchezza, no? Perché ci fa cambiare i nostri schemi mentali. Esattamente la stessa cosa per quanto riguarda il futuro, secondo me, no? E sempre più saremo soggetti a cambiamenti repentini, c'è la sfida legata alla pandemia, ma ci sono le sfide climatiche in arrivo alle porte, e riuscire a ripensare il nostro modo di stare al mondo può soltanto farci che bene, insomma, prima di tutto ci può ricordare che siamo vivi e quindi siamo sempre abili e resilienti per cambiare. E poi soprattutto ci può portare a ampliare le nostre possibilità, perché se io mi muovo da uno schema abituale verso un nuovo schema, ho sicuramente allargato lo spettro delle mie possibilità e quindi sono più ricco. Senti, qual è il tuo ricordo più bello dei tanti anni passati in Antartide? Appunto, abbiamo ricordato ben 5 missioni. Ma sono tutte avventure, ogni avventura è a sé ed è bellissima. È bellissima la vita di base, ma soprattutto è bellissimo il contatto con l'Antartide. La cosa più bella che mi porto dentro è l'esperienza del vuoto assoluto che si prova in cima al plateau antartico, quando sei proprio in cima alla calotta polare, con questo deserto di ghiaccio dove non c'è assolutamente niente e senti anche quasi l'aria che sembra vuota, perché a meno 50 non ci sono forme di vita, no? Non ci sono rumori, se non c'è vento naturalmente, se non ci sono tempeste, è tutto calmo, immobile, nemmeno gli odori perché è tutto congelato, e hai questa sensazione di assenza e che diventa in realtà una presenza, è una presenza dell'assenza. Ed è un'esperienza che non puoi fare in nessun altro luogo del mondo, forse la puoi fare nello spazio, forse la puoi fare nell'oceano o in solitaria, ed è un'esperienza veramente per me meravigliosa di contatto con tutto l'infinito, no? Una specie di overview effect, come dicono gli astronauti quando vedono la Terra dall'alto, no? È una sensazione pazzesca. Questo forse è il ricordo più bello, dopodiché poi ci sono tutte le avventure che mi porto nel cuore, perché sono, insomma, in 5 missioni ho avuto tantissime avventure, tutte molto interessanti. Senti, la grande lezione della leadership, tu sei una leader naturale, hai costruito anche il tuo percorso appunto sulla capacità di leadership. Qual è la più grande qualità che deve avere un leader? Per riuscire a gestire una situazione di grande complessità, abbiamo detto una situazione talmente complessa laddove le diversità di lingue e di culture sono la parte minore, insomma, perché evidentemente bisogna far dialogare magari scienziati, ma scienziati di diversa estrazione, tutti con un obiettivo comune, ma tutti con punti di vista magari differenti. Eh sì, questo è una bella sfida. Non lo so se sono leader naturale, sicuramente sono esploratrice naturalmente, nel senso che proprio appunto mi definisco life explorer proprio come esploratrice della vita, proprio sono naturalmente curiosa, io voglio penetrare i misteri, capire, e quindi nella leadership questo è un grande vantaggio, perché ti permette di cercare di esplorare l'altro, no? E quindi
La mia propensione naturale è perché tu non vuoi discutere di questa cosa, non sei d'accordo. Se io vedo una cosa che la vedo così, perché tu non sei d'accordo con me? Come mai? No? Invece che oppormi a questa e cercare di imporre per forza il mio punto di vista, è la curiosità che come mai tu la vedi diversamente, no? E quindi ecco questo tipo di curiosità, di propensione per, come dire, entrare nella visione dell'altro è un vantaggio sicuramente. Credo che sempre di più la leadership nel futuro dovrà essere questa, no? Quindi non una leadership gerarchica, non, per carità, non una leadership, perché voglio dire, non ho niente contro la gerarchia, ma il problema è che una leadership di posizione dura in Antartide nemmeno 24 ore. Però, perché comunque te la devi conquistare sul campo un po' la leadership. E comunque è una leadership per il futuro, questa leadership esplorativa, perché alla fine non lavorando con settori disciplinari diversi, sempre di più non si può pensare che il capo sia quello che sa e decide, ma sempre di più sarà quello che permette il dialogo degli altri, facilita le relazioni tra gli altri. Io credo soltanto che questa sia una possibile leadership, quindi una cosa a metà tra una guida, ma non eccessiva, è un facilitatore. Mi piace di più l'idea di facilitatore di relazioni. Quindi possiamo immaginarla come una sorta di diplomazia dell'innovazione, la capacità dell'innovazione di creare un dialogo, di cercare e trovare dei punti di contatto per aiutare il cambiamento, insomma, che è esattamente quello che dobbiamo fare tutti quanti, non solo di fronte al cambiamento climatico, perché sappiamo che ormai dobbiamo affrontare tutte le varie tematiche, le sfide ambientali, economiche e sociali, come se fosse un'unica sfida, insomma, è chiaro che c'è un legame molto forte tra questi, e questo ci porta anche a un'altra tematica di cui tu sei una naturale portatrice, la tematica legata anche qui a un obiettivo importante delle Nazioni Unite, cioè la parità di genere, perché appunto come ci raccontavi, alla fine ciò che conta quando ti trovi in una situazione estrema come quella dell'Antartide, e come hai ricordato, è forse l'esperienza più simile, più vicina a quella dello spazio, ciò che conta sono soltanto le competenze e le qualità personali. Sì, esattamente così, e soprattutto l'autenticità. Per quanto mi riguarda, chiaramente anche in Antartide c'è una disparità di genere. Nell'ultima spedizione ero l'unica donna, nelle spedizioni precedenti eravamo 6 su 80, insomma, ecco, ma questo è un dato storico, cioè sicuramente ci sono anche io sono stata la prima italiana a fare il capo spedizione in Antartide, poi lo sono stata anche come donna per il Belgio. Chiaramente ci sono dei tetti di cristallo da sfondare, no? E quindi delle difficoltà legate a questi aspetti ci possono essere, però credo che sempre di più, insomma, conteranno sempre di più le competenze, per fortuna, ecco. E anche su questo però mi spenderei sul tema dell'autenticità, cioè anche lì, invece che insistere sulla discriminazione, insistere sulla rivendicazione delle pari opportunità sicuramente, ma io credo in generale che gli uomini e le donne siano fatti di energia maschile e di energia femminile insieme. Quindi se ci sono poche donne in un ambiente di lavoro, il risultato sarà impoverito. Questo è il tema, perché anche gli uomini, la parte loro femminile, che può essere associata alla creatività, può essere, come dire, associata a tanti aspetti, viene in qualche modo meno perché viene valorizzata un'altra parte, quella più attiva, quella che tipicamente è in capo al maschile, però si rendono gli ambienti più poveri e quindi viviamo vite più misere, quindi è sempre un tema di ricchezza o povertà, secondo me, da questo punto di vista. Ecco, la farei più su questo tema la discussione, piuttosto che numero di donne, un numero di insomma, più qualitativa che numerica, ecco. Assolutamente, questa è anche la sfida che stiamo vivendo in questi giorni. Sapete che c'è la selezione per i nuovi astronauti e astronaute dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, e uno dei grandi obiettivi appunto è raggiungere anche la diversity dell'universo, perché anche lì, come giustamente dicevi, in Antartide c'è un tema storico, insomma, evidentemente prima erano tutti uomini, adesso piano piano le cose stanno cambiando, c'è la nostra grande Samantha Cristoforetti, che è stata una delle due donne che per l'ESA è stata sulla Stazione Spaziale Internazionale, insomma, quindi evidentemente ci vogliono questi cambiamenti, ma
condivido pienamente il tuo punto di vista, insomma, è un elemento di arricchimento, lo dovremmo vivere tutti quanti esattamente come un elemento di arricchimento, di punti di vista, di anche capacità di trovare delle soluzioni insieme. E qui torniamo appunto al nostro punto di partenza di oggi, la capacità di creare delle partnership. Le partnership non sono soltanto quelle legate alle competenze, non sono soltanto quelle tra il pubblico e il privato, ma sono anche quelle di genere. Insomma, tutti insieme dobbiamo affrontare queste tematiche. Io ringrazio Chiara Montanari per essere stata ospite a uno dei nostri appuntamenti BG4 SDGs e continuate a seguirci. Grazie mille, Chiara. Grazie a voi.